È opportuno che la vigilia di Capodanno facciamo una riflessione sulle condizioni in cui si trova l'umanità in questo periodo. Intanto una riflessione su due grossi problemi che sono stati protagonisti durante quest'anno. Intanto questa pandemia che non accenna a finire, e per cui vi invito a non creare più allarmismi di quello già che è creato dagli strumenti di comunicazione sociale. A detto degli scienziati, la variante Omicron, 5 volte più trasmissibile rispetto alle varianti precedenti, tipo la variante Delta, è molto meno pericolosa perché molto difficilmente conduce alla morte e non crea problemi, diciamo, di terapie intensive alti e complessi. Io direi di considerarla, come del resto molti medici ci suggeriscono, di considerarla una delle tante influenze che colpiscono l'umanità in questo periodo. Ricorderete la cinese, ricorderete l'asiatica, ricorderete po' le diverse varianti dell'influenza che ogni anno si affaccia e che falciglia molte famiglie. Non è una cosa nuova il fatto che ci si contagia a vicenda. Ricorderete come 3 anni fa, 4 anni fa, 5 anni fa molte famiglie erano colpite e ci si passava, diciamo, la trasmissione da marito e moglie, da genitori a figli, i bambini, finiva uno e attaccava un altro. Sono cose che ricordiamo tutti. Ma siccome noi uomini siamo, come dire, facilmente portati a esagerare, a ingrandire, a preoccuparci più del giusto di quanto non possa essere indispensabile, abbiamo questo tipo di paure che devono assolutamente essere radiate. E io ho, come dire, un cruccio nel mio cuore, ma molto grande, ma sin dall'inizio della pandemia, che mentre una volta, quando succedevano flagelli come quello a cui assistiamo e di cui rimaniamo vittime, attenzione che chi vi parla non è una persona incosciente che non sa la pericolosità del Covid. Chi vi parla è una persona che ha lottato tra la vita e la morte per un mese in ospedale per il Covid. Quindi se vi parlo così è perché, come dice Gesù nel Vangelo, non abbiate paura di coloro che possono uccidere il vostro corpo. Abbiate paura invece di coloro che possono uccidere la vostra anima e mandare corpo e anima nel fuoco della Geenna. Ora, in questi giorni ho fatto una riflessione. Ho visto alla televisione le code, si lamentava la gente, 2 ore in macchina, 2 ore di fila, addirittura qualcuno diceva da 5 ore che aspetto per il tampone. Siamo. E io dicevo tra me e me, guardo un po' che desidererei che queste file ci fossero per la confessione. Niente, né per Natale, né per Capodanno. Io sono qui dalle 3:15. Sono venuto a confessarsi 5 o 6 persone alla fine dell'anno, quando tutti dovrebbero
dovremmo avere il desiderio di dire anno nuovo, vita nuova. Dovremmo essere più riflessivi. Ho preparato un foglio, un questionario che vorrò distribuire al termine della messa per chiedere a coloro che, almeno con me, non si confessano mai o quasi mai, il perché non si confessano mai o quasi mai. Ho stilato anche 4 o 5 motivazioni, ognuno metterà un per, il foglio lo distribuirò a quelli che non si confessano, almeno con me, mai o quasi mai. Ognuno può dire: io mi confesso con un altro prete, io non mi confesso con il mio parroco perché mi fa antipatia, non mi confesso mai perché penso che bisogna confessarsi con Dio, non mi confesso mai perché ognuno dice il suo parere. Ieri sera un signore che era qui presente mi ha consegnato il foglio e c'è scritto una motivazione in più oltre quelle che io ho trascritto, e ha scritto: perché mi sento troppo peccatore. Dare la sua motivazione. Tornando al discorso della pandemia, avrei gradito che ci fossero processioni penitenziali come si faceva una volta, e i miracoli avvenivano, ma no, per il Covid, per la peste, per il colera, per il vaiolo, per malattie molto più pericolose e molto più facilmente, diciamo, letali. Altro problema che ha afflitto l'umanità in questo periodo è quello della pedofilia. Si parla poco della pedofilia di maestri, di docenti, di datori di lavoro, di padri nei confronti di figli, di nonni nei confronti di nipoti, se ne parla poco. Si parla di più della pedofilia compiuta dai preti. Non perché dico questo perché non sia da disapprovare, anzi sia da riprovare, non da disapprovare, da riprovare, perché un prete che approfitta della sua posizione per ingannare minorenni e per compiere gesti assolutamente indegni è da riprovare, non è da disapprovare. Però, la reazione di un cristiano credente, che ci sono cristiani credenti e cristiani atei, cristiani perché battezzati ma vivono come se Dio non esistesse, non può essere quella di dire: io mi allontano da tutto e da tutti. Perché se tu trovi 1, 2, 3 carnezzieri che ti danno carne scadente, tu non rinunci per tutta la vita, o per 10 anni, per 20 anni. Per ricordo una volta di aver confessato un vecchietto, il Signore mi ha fatto questa grazia, che non si confessava da 60 anni. Aveva ricevuto un cattivo esempio da parte di un prete e aveva deciso di non confessarsi. Aveva vissuto tutto il tempo della sua vita, non si è fatta la comunione neanche quando si è sposato. 60 anni. Può essere, diciamo così, spiegabile sotto il profilo psicologico, ma non può essere giustificabile sotto il profilo morale. Perché se tu trovi 1, 2, 3 medici che ti sbagliano la diagnosi e tu hai una malattia per la quale vedi la possibilità di guarigione, tu consulti un quarto medico, un quinto medico, un sesto medico, un settimo medico. C'è gente che si gira tutto il mondo pur di trovare la terapia giusta per poter guarire o comunque migliorare, perché alla salute ci si tiene, alla salute dell'anima non ci si tiene. Tanto è vero che non ci si confessa quasi più, tanto è vero che facilmente si abbandonano le cose del Signore e tutto quello che riguarda la
vediamo l'andamento della Chiesa, che si crede di poter essere fedeli a Dio, perché si crede ognuno per conto suo. Io la mia fede me la vivo da me. E Chiesa, servisi. I servisi esistono, però in genere si preferisce andare al ristorante, stare in compagnia, si ordinano le portate, si mangia da cristiani. In genere al servizio si mangia, chi deve mangiare scappa, paga e se va. Il servizio nelle cose di Dio non serve, perché Dio non ti ha detto credi come vuoi, come credi, come ritieni opportuno, quando credi, quando ti senti, quando vuoi, quando ti piace, quando non è scomodo, quando non trovi cattivi esempi. Dio ti ha detto: amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutte le tue forze, indipendentemente da quello che ti circonda, indipendentemente da quali che possono essere le attenuanti che frenano la tua capacità di donarti a Dio e di servire il prossimo nel nome di Dio. Poi altri elementi vorrei elencare. Io ne avevo preparato moltissimi, ma giustamente non è il caso di decifrarli tutti. Un altro elemento importante che ci deve far pensare è la presenza, ne abbiamo accennato qualche domenica fa, la presenza delle dittature nel mondo. Noi in Europa e in parte anche in America viviamo in una specie di paradiso terrestre. Da noi, se voi venite in chiesa, non c'è nessuno che viene con il fucile e con la frusta e vi caccia. In India è successo qualche giorno fa. E perché? Perché i cristiani sono cattivi, perché i cristiani non sono buoni cittadini, perché i cristiani non osservano la legge? No! Perché, per chi non lo sapesse o non se ne ricordasse, in India c'è un sistema di caste, cioè a scala. Ci sono quelli infimi, quelli un po' superiori, poi più in alto, più in alto, più in alto. E non è possibile sposarsi se uno appartiene a una casta inferiore. Non è possibile avere contatti se uno appartiene a una casta superiore o inferiore. È una società a strati. Ma siccome Gesù Cristo e il Vangelo ha predicato la fraternità universale e naturalmente l'abolizione delle caste, c'è questo fenomeno di volere scacciare o distruggere la mentalità cristiana e i cristiani attraverso persecuzioni a volte anche violente. Questo è indice di scarsa civiltà. Come se ne ricorderanno tutti quelli che hanno studiato la storia, come una volta è stato ucciso un monaco, ricordo ancora il nome, Almachio si chiamava, che proprio verso la fine, diciamo così, dell'impero romano, scese in un anfiteatro dove c'erano le lotte tra i gladiatori per impedire che si scannassero tra di loro gli schiavi per il divertimento dei romani che stavano negli scranni a dire pollice verso per dire uccidelo, pollice in su per dire salvalo. I gladiatori si scannavano peggio delle bestie. Questo monaco ebbe un'idea audace. Andò nell'anfiteatro, disse: calmatevi, non è giusto uccidersi, perché nel Vangelo c'è scritto che non bisogna uccidersi. Il monaco fu ucciso immediatamente, però l'indomani l'imperatore fece una legge in cui per sempre fu proibita la lotta tra gladiatori, perché le conquiste di bene della civiltà, del Vangelo, costano e a volte costano sangue. Quindi le dittature che ci sono in tante parti del mondo sono da condannare, il Papa lo ha detto, però
camminiamo verso un mondo in cui è più facile che gli uomini cedano. Qui bisognerebbe fare una lezione di filosofia sociale. Cedano la loro libertà per avere più sicurezza e più tranquillità. Come fecero gli italiani? Perché dobbiamo andare lontano? Come fecero gli italiani nel 1920-21, 22, poi 22 ci fu la conquista di Roma da parte dei fascisti e tutto il resto. Cedettero e c'è ancora gente che dice che era bello ai tempi di Mussolini, ancora c'è questa mentalità, ancora c'è gente che dice magari venisse in Italia una dittatura. Non sanno quello che pensano, non sanno quello che... Le dittature sono il contrario del Vangelo, perché sono la mancanza di rispetto assoluto nei confronti dell'uomo in quanto uomo e in quanto evidentemente per noi cristiani creature di Dio. Accenno solamente a due altri problemi e poi concludiamo. Un altro problema grave a cui il Papa ha accennato è quello della natalità, la notte demografica. In Italia abbiamo, diciamo, un figlio per ogni donna, che diciamo un discorso scarsissimo. Abbiamo avuto in Italia quest'anno credo 400.000 nati meno rispetto all'anno scorso. Questo significa invecchiamento della società, questo significa impoverimento della società e, in mezzo a tante, diciamo così, discussioni e dibattiti, è passata la legge secondo la quale bisogna dare un incentivo alle famiglie, una somma per un primo figlio, una somma ancora maggiore per un secondo, per un terzo e ancora maggiore per un quarto. Questo è una cosa bella. Una conquista di civiltà. Ricordo che negli anni, credo, verso la metà degli anni 50, forse anche qualche anno prima, io mi preparavo, ero in prima media, mi preparavo a entrare in seminario. Mio padre venne quasi con le lacrime agli occhi per la gioia, perché si accorse che era venuta una legge secondo la quale a chi aveva dei figli spettava un assegno, tanto quanto era necessario per le famiglie numerose. E venne a dire gioiosamente, sa, lo diceva mia madre, sa, al tizio che ha 4 figli si è preso una somma enorme perché ha 4 figli. Ma era contento, non era invidioso, era gioioso. Che un poveraccio che lavorava e non lavorava, sapete com'è una volta le mezzadrie, i lavori aggiornati, i braccianti, si stentava. Il governo provvedeva a dare un aiuto. E mia madre, quando sentiva queste cose, diceva pure lei, commossa, santo governo, santo governo. Ma c'era la DC a suo tempo, ci siamo. Non che io sia, diciamo, osannante a tutto quello che la DC poi è diventata con Tangentopoli e tutto il resto. La DC è fallita perché a poco il potere corruppe coloro che detenevano il potere e si sgretolò da sé. Come si sgretola tutto quando c'è corruzione e quando c'è male. Per questo quello che sto dicendo stasera, prendetelo non come una specie di analisi sociologica, non ne sarei capace, non sono un sociologo, prendetelo invece come una riflessione per dire che laddove c'è il Vangelo, laddove c'è l'ispirazione cristiana, laddove c'è la sensibilità nei confronti delle persone, lì evidentemente c'è anche civiltà e c'è anche la possibilità di camminare nella strada giusta. Infine, l'ultimo grosso problema da toccare è quello delle famiglie. Le famiglie sono il fondamento della società e chi ce l'ha se la tenga stretta.
chi non ce l'ha più, preghi il Signore per coloro che ce l'hanno, che non perdano questo bene immenso che hanno ricevuto da parte del Signore. Però speriamo, lo auguro di tutto cuore, che il 2022 sia l'anno in cui le famiglie possano risorgere e possano, come dire, seminare profumo di amore in mezzo alla vita, in mezzo alla società.